Ragazzi, allora, cosa pensate di questo progetto tra Italia e Francia? Beh, sicuramente una bella opportunità per imparare anche il francese, innanzitutto. Conoscere nuove persone e anche andare fuori dall'Italia, certo. Fare esperienza sul mondo del lavoro. Dove andrete? Andrete a trovare... A Chambéry. Sì, a Chambéry. A Inès. Ad aprile. L'istituto. Dal 16 al 20. Nazionale. Energia solare. E la parte qua in Italia è stata interessante? Quella sul fotovoltaico di più, devo dirlo. Però anche quella sul solare. Comunque. Anche quella sul solare è una bella esperienza. Senz'altro. Questo è un pannello che abbiamo rotto noi. L'impianto funziona? Sì, adesso sì. Adesso grazie sì. A noi funziona. Esclusivamente grazie a noi. Ciao, sono Alessia, sono una studentessa dell'Erasmus de Rotterdam. Io sono Donata Stefanetti e anche io frequento la quarta liceo di Erasmus de Rotterdam. E siamo qui all'Environment Park in via Livorno numero 60 per un progetto di scuola, di alternanza scuola-lavoro. Che verterà sia qui in Italia, quindi a Torino, che in Francia. Infatti poi la nostra gita sarà a Chambéry. In questi 3 giorni abbiamo affrontato gli impianti solari termici, abbiamo montato dei pannelli sul tetto dell'azienda e abbiamo imparato a installarli, anche a controllare quando ci sono degli errori, perché ad esempio questo pannello qua che si può vedere dietro ha avuto un problema e quindi si è notato quanto questo pannello fosse rotto e perciò l'abbiamo cambiato, sostituito e controllato i dati dell'impianto solare. E basta. Durante questa esperienza abbiamo fatto conoscenza con alcuni degli strumenti del mestiere di gente che lavora qui. Abbiamo avuto alcune nozioni di pratica idraulica dal nostro istruttore, abbiamo ispezionato un po' più da vicino come funzionano i tubi e quindi la conduttura attraverso la quale passa l'acqua dal bollitore. Per montare il pannello solare termico, abbiamo usato queste giunzioni qui, all'interno delle quali ci sono appunto le guarnizioni che servono per evitare che sia della ruggine. Poi abbiamo usato questi tubi solari che, nonostante non siano lisci all'interno, non so se si vede, c'è un po' più di attrito, ma vanno bene lo stesso. Poi abbiamo una comunissima chiave inglese e la chiave a pappagallo che appunto serve per stringere le giunzioni attraverso le quali poi passa l'acqua. Vabbè, questo è il bollitore dove è contenuta l'acqua che viene mandata dai pannelli solari scaldata e poi ritorna ai pannelli raffreddata. E qui si può vedere la temperatura che c'è all'interno, che è piuttosto bassa perché abbiamo a disposizione un solo pannello. E attraverso le tubature appunto che ci sono, adesso non si vedono, che sono dietro il conduttore, abbiamo visto come svuotare il bollitore, come riempirlo attraverso il tubo di scarico che c'è dietro. E abbiamo utilizzato poi questo apposito macchinario per riempire il bollitore con l'ene, che è una sostanza che serve per evitare che i tubi si rompano, evitare che raffreddino. E quindi abbiamo sperimentato come avviene questo ciclo di scambio acqua calda, acqua fredda attraverso la parte superiore del bollitore e la parte inferiore. Nella parte superiore solitamente si concentra l'acqua riscaldata, che avviene un continuo scambio tra l'acqua calda che è sopra e l'acqua fredda finché l'acqua calda non copre l'intera superficie del bollitore.